Luca Bellingheri, allora, il Padova si è un po' fermato dopo l'avvio frizzante con i due derby. Cosa è successo secondo te? Ma diciamo che non lo sappiamo neanche noi. Sappiamo sicuramente che la Serie B è un campionato difficile, che ogni partita va giocata al massimo. Le prime due abbiamo giocato al massimo, siamo riusciti ad avere risultato, le altre abbiamo comunque fatto il massimo, però purtroppo non è bastato, quindi dobbiamo dare ancora di più. Non è bellissimo da vedere questo Padova, è chiaro che se poi si vince e non si è belli va bene, ultimamente però è arrivata una sconfitta, insomma una Foggia, una Salerno, quindi insomma c'è qualcosa da rivedere. Ma sicuramente quando vinci passa tutto in secondo piano, dobbiamo sicuramente scordarci il campionato scorso che abbiamo vinto quasi tutte le partite e sapere che comunque quest'anno è un altro campionato e sarà molto difficile, quindi l'importante è fare punti per rimanere in categoria, poi se si gioca bene o male quello lo vediamo poi partita per partita. Sicuramente se riusciamo a fare un po' di punti con la tranquillità si riesce anche a giocare meglio. A Foggia c'eri tu, anche tu in mezzo al campo, che voto ti dai, Luca? No, non mi piace darmi i voti, quindi lo faccio dire agli altri, non mi interessa. Io cerco di giocare per dare un contributo alla squadra, come ho sempre fatto, sperando che il contributo sia positivo perché il Padova possa vincere. Poi giocare bene o male sicuramente aiuta la squadra, però si gioca in 11, quindi se tutti fanno il loro riusciamo sicuramente a vincere. Dove sta facendo leva Mister Visoli in questo momento? Ma no, il Mister Visoli comunque prepara bene le partite, cerca sempre di motivarci, di farci capire, magari soprattutto ai più giovani che non hanno fatto la categoria, che è un campionato difficile, che le prime due partite in cui abbiamo fatto bene non dobbiamo sederci dopo quelle due partite, ma dobbiamo continuare a giocare perché i punti sono difficili da fare in Serie B, quindi cercheremo sicuramente a partire già da lunedì sera di cercare di centrare il risultato in qualunque modo, giocando bene o male, quello ci interessa poco, l'importante è comunque fare risultato. Hai parlato di giovani, secondo te è anche un problema di inesperienza? Ce ne sono tanti nel Padova. No, anzi, i giovani nostri sono molto bravi, quindi sicuramente c'è bisogno di tempo perché magari crescano per capire bene la categoria, però sicuramente hanno dimostrato e hanno già fatto vedere comunque che sono giovani importanti di prospettiva e che sicuramente daranno una mano al Padova. Da dentro secondo te si rende meglio col modulo 3 a difensore o a 4? Perché siete ancora in bilico. Ma quello ci pensa il mister, dai, nel senso noi cerchiamo di, a parte il modulo, dobbiamo andare in campo e cercare di dare il massimo. Poi 3-4, a volte basta una giocata di un singolo per risolvere la partita, quindi il modulo può essere anche relativo. Noi cerchiamo di impegnarci per farci trovare pronti in qualunque situazione il mister ci chiede di giocare. E ultima domanda, lunedì c'è il Pescara, tu Pillone l'hai conosciuto un giorno quando eri a Livorno, insomma non lo conosci benissimo, però che squadra ti aspetti? Allora, il mister Pillone personalmente lo conosco poco, però ci ho giocato contro spesso e l'ho visto, è un allenatore di categoria che comunque fa giocare bene la sua squadra, quindi il Pescara è un'ottima squadra e sarà sicuramente una partita difficile, però dobbiamo cercare di ottenere più punti possibili e troveranno una squadra agguerrita. Magari con un gol di uno degli attaccanti vostri. Ma quello, l'importante è che il Padova faccia risultato, come è successo l'anno scorso, all'inizio magari non si faceva gol gli attaccanti ma facevano gol gli altri, quindi l'importante è che il Padova vinca e faccia risultato, poi chi segna non è un problema. Va bene, grazie.